La principessa Kate, 42 anni, è uscita discretamente dalla London Clinic attraverso una porta laterale salendo in un'auto con vetri oscurati che l'ha riportata immediatamente a Windsor. A differenza delle volte in cui ha dato alla luce i suoi tre figli, la Middleton ha scelto di evitare l'apparizione pubblica, eludendo i numerosi giornalisti e fotografi radunatisi di fronte all'entrata principale. È evidente che, almeno per quanto riguarda la sua salute, Kate desidera preservare la sua privacy a tutti i costi. La principessa del Galles ha assicurato ai medici della London Clinic e al team di medici reali a Windsor che nelle prossime settimane intende mantenere un periodo di riposo il più completo possibile. Prima di essere ricoverata, Kate aveva già cancellato tutti i suoi impegni fino alla primavera, prevedendo un ritorno attivo alla vita di corte solo dopo Pasqua, sempre che i medici lo consentano. Nel frattempo il principe William è già tornato al lavoro. Dopo aver preso 2 settimane di pausa per stare vicino alla moglie e ai figli, il principe erede al trono si è avvalso dell'aiuto della suocera Carol, della cognata Pip e della storica tata Maria Teresa Borrallo, che abita nelle vicinanze. Durante l'assenza di Kate, la tata si è temporaneamente trasferita ad Adelaide Cottage. In un comunicato emesso oggi dal Kensington Palace, il principe e la principessa del Galles hanno voluto esprimere la loro gratitudine al personale medico della London Clinic per le cure e l'attenzione dedicate alla Middleton. Hanno anche ringraziato per i numerosi messaggi di auguri ricevuti da tutto il mondo.